pronti a tutto, ma soprattutto preparati. Ben 180 volontari di protezione civile degli 11 enti del volontariato iscritti al coordinamento Feltrino hanno aderito alle due giornate di formazione ed esercitazione multirischio ospitate nell'ex caserma Zanettelli di Feltre per aggiornarsi sui piani comunali, monitorare le tende pneumatiche, simulare ricoveri di emergenza e interventi in caso di infortunio e ricerca persone. Sicuramente abbiamo sofferto durante questi mesi di pandemia, però abbiamo anche lavorato e già l'anno scorso in ottobre abbiamo fatto i sopralluoghi per questa multirischio Feltrino 2021. Il coordinamento Feltrino esiste dal 1999 e le emergenze purtroppo si stanno susseguendo sempre più frequentemente. Dopo Vaia non si sono fermate, hanno continuato sempre con alluvioni, situazioni molto particolari. E ultima appunto la pandemia che ci ha preso, anche ci ha coinvolto parecchio ultimamente con i vaccini anche. All'apertura dei lavori era presente anche l'assessore regionale Bottaccin, che ha sottolineato il ruolo centrale del volontariato di protezione civile e la preminenza dell'esperienza veneta sul resto d'Italia. La protezione civile del Veneto è un'eccellenza, non lo dico io che sarei di parte, ma lo dice il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio, l'ha detto anche recentemente, e questo viene confermato soprattutto nelle aree più fragili come quella montana del Veneto. Noi in questo momento ci siamo dentro a pieno ed è grazie a un numero di volontari molto rilevante e volontari soprattutto molto preparati. Noi abbiamo durante l'emergenza Covid valutato appunto i numeri e i numeri dicono che in Veneto i volontari di protezione civile hanno regalato alla collettività 243.000 giornate di lavoro. L'attività del volontariato che continuamente si occupa di previsione e prevenzione, come sta facendo qui oggi con attività di formazione e attività di esercitazione.